Eder. Mech. Pallister. La procura di Brescia ha richiesto il rinvio a giudizio di Oscar Maggi, accusato di concorso nell'omicidio di Mario Bozzoli. Questo sviluppo segue la condanna all'ergastolo di Giacomo Bozzoli, avvenuta lo scorso 1 luglio, e apre la strada a un nuovo processo riguardante la morte dell'imprenditore. Svanito l'8 ottobre 2015, il cui corpo sarebbe stato gettato nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno, nel Bresciano. Maggi si trovava nella fonderia la sera della scomparsa e ha sbloccato l'impianto di areazione del forno, che si era bloccato dopo aver emesso una fumata anomala. L'inchiesta ha evidenziato che, secondo la corte d'assise, Mario Bozzoli è stato ucciso da suo nipote Giacomo, con la complicità di Maggi e di un altro operaio, Giuseppe Ghirardini. E con l'aiuto di Aboia Jack Vasi e di suo fratello Alex. Questa ricostruzione è stata dettagliatamente esposta nelle 270 pagine di motivazione della sentenza di primo grado che ha condannato Giacomo Bozzoli. E sostiene che il cadavere di Mario sia stato occultato in uno dei forni dell'azienda. Dopo quasi 2 anni e mezzo dalla decisione della corte, la procura ha concluso le indagini, confermando la ricostruzione fatta dai giudici. Maggi è accusato di aver partecipato attivamente all'omicidio, mentre Alex Bozzoli e Abo, la cui posizione è stata separata da quella di Maggi, avrebbero tentato di depistare le indagini. Nel dicembre 2023, Oscar Maggi era stato interrogato dalla procura, ma aveva scelto di non rispondere. Alex Bozzoli e Abu non sono stati interrogati. Quest'ultimo si è trasferito a Londra, ma prevede di tornare in Italia a Pasqua. Non è la prima volta che Maggi, Alex Bozzoli e Akvasi sono coinvolti in questa vicenda. Nel dicembre 2015, la procura generale aveva già chiuso le indagini, accusando i fratelli Bozzoli di omicidio e 2 operai di favoreggiamento. Tuttavia, nel 2020, la procura aveva richiesto il rinvio a giudizio solo per Giacomo Bozzoli, mentre per gli altri 3 indagati era stata avanzata la richiesta di archiviazione. Oggi, con la nuova decisione, il caso si riapre, portando a un nuovo capitolo di questa complessa indagine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!